nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Argomento scottante quello di oggi su Sportello Reclami. Parliamo di accattonaggio, un fenomeno che aumenta ed è sempre più preoccupante. Oggi parliamo del fenomeno dell'accattonaggio. Sono sempre più numerosi coloro che ci fermano per strada tentando di venderci qualcosa o chiedendoci semplicemente la carità. Il problema che ci è stato sollevato da alcuni amici telespettatori è che alcuni di loro lo fanno con una certa insistenza, soprattutto se si rivolgono a donne e a persone anziane. Quindi andiamo in giro per sentire e verificare se tutto ciò risponde alla verità. Chiaramente, oltre a essere persone anche piuttosto fastidiose, perché spesso e volentieri vengono dietro, strattonano, si trovano davanti alle uscite delle scuole, degli asili, e poi comunque sia penso che non sia corretto anche nei confronti di noi contribuenti che paghiamo le tasse per qualsiasi cosa e poi vediamo persone che liberamente vendono senza nessuna licenza e senza pagare un minimo di tasse e senza che nessuno gli dica niente. E poi purtroppo si scopre spesso che le persone che ci chiedono la carità non lo fanno per una reale esigenza, ma perché dell'accattonaggio ne hanno fatto una vera e propria professione. Sì, appunto, lo fanno di professione e di conseguenza immagino che in fondo al mese probabilmente ci ricaveranno anche un piccolo stipendio, cosa che se penso, io che sono disoccupata, se mi metto a farlo io, penso che qualcuno mi venga a dire qualcosa quantomeno. Vittime predestinate sono i commercianti, i quali praticamente non riescono a sfuggire a questo fenomeno e nell'arco di una giornata si vedono entrare all'interno del proprio esercizio commerciale un po' di tutto. Guardi, le dico la verità, comincia ad essere una cosa un po' fastidiosa perché vedo che le clienti si urtano perché dice io ho già dato e ok. E poi sono insistenti, bisognerebbe veramente un attimino guardare di far qualcosa perché qui non è più possibile andare avanti e dover dire sempre no, 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 no è una cosa che non accettiamo, insomma, e bisogna che qualcuno faccia qualcosa per eliminare tutto questo accattonaggio. E non solo, ci sono questi ragazzi di colore che vengono e poi ci sono gli zingari che ti mandano anche a quel paese e non basta. Ebbene, queste persone sono sempre più insistenti. Sì, questo si dà fastidio e non ho capito perché con le persone anziane, forse perché sono più deboli, forse perché hanno qualcosa e insistono. E molte volte mi è toccato intervenire a me e buttarli fuori. Cioè, non credo che sia una cosa fatta bene perché sembra di essere razzisti e nessuno lo è. Però a questo punto qui non lo so quello che poter fare, quello che poter... ha capito? Un modo di chiedere la carità sempre più molesto. Non è carità, è per me un tasto che mi fa anche parecchio male e mi ci altero anche parecchio perché qui non siamo padroni, cioè le persone che vengono a comprare al mercato come stanno per pagare aspettano insistentemente, toccano anche le persone a volte anche spostandole e aspettano appunto un po' di mancia, un po' di soldi, di spiccio. E questo da noi a me come commerciante, ma da noi anche alle persone che comprano. Ecco, soprattutto... Sì, sono qui stanziali proprio, aspettano al barco le persone. No, questi ne hanno fatto proprio una professione. Secondo me il bisogno non ce l'hanno né materiale né morale. Ci fermiamo, ma solo per un attimo, torniamo ancora con questo argomento dopo la pausa. Seconda parte di Sportello Reclami, oggi dedicata ad una segnalazione che abbiamo ricevuto che diceva, guardate che l'accattonaggio sta diventando sempre più molesto, parlatene, e noi siamo qui a parlarne. Nella prima parte, se ci avete seguiti, abbiamo avuto modo di constatare che coloro che vanno in giro a chiedere l'elemosina sono sempre più numerosi e soprattutto molesti. Allora, il problema è che ci sono tante persone, sempre di più, tanti extracomunitari che hanno i loro problemi purtroppo. Hanno i loro problemi e
soffrono, vivono una situazione veramente di disagio, però noi non siamo più in condizione di ricevere tutta questa gente. Il problema è questo. E sono sempre più numerosi, perché qui ne arrivano continuamente milioni e milioni di gente che vengono, sbarcano in Italia, e è praticamente la classe politica che si deve preoccupare di questa situazione. È impossibile per noi, per l'Italia, far fronte a tutte queste ondate che vengono continuamente sul nostro territorio. Non siamo più in grado di ricevere tutta questa gente. Io li capisco, mi metto nei loro panni. So che loro vivono male e vivono condizioni di disagio, di povertà, però come facciamo noi a ricevere tutta questa gente? Non è più possibile. Nelle strade del centro storico di Arezzo, ad ogni angolo, praticamente ne abbiamo trovato uno. Allora, appunto, penso che sia una cosa molto invadente e invasiva, dato che si stanno aumentando di giorno in giorno e sono sempre di più, passano più volte al giorno, infastidendo anche i clienti. Professione, poi si arrabbiano se non gli acquisti niente. Spesso io gli do anche gli avanzi della giornata pur di non dargli dei soldi, però non gli va bene, il dolce non gli piace. Questa è stata la risposta che mi hanno dato. Pienissimo, basta girarsi intorno, se ne vede solo qui in questi 20 metri quadrati di corso, ce n'è tre sdraiati lungo il marciapiede, quindi problema incredibile. Beh sì, poi io ti posso dire che spesso vengono in posti come il mio, insomma, per cambiare i spiccioli, e alla fine della giornata qualche soldino lo portano a casa. Se ne approfittano in una maniera indecorosa, soprattutto veramente con le persone anziane. Ma che ho visto anche con ragazzi, magari dall'età dai 12 ai 18 anni, e sono veramente insistenti proprio. Alcuni ci confermano quanto essi siano numerosi, ma poi ci confidano anche di adottare alcune specifiche tattiche. Cosa ne penso? Primo, sono troppi e sono tanti. Io mi comporto così: il lunedì mattina faccio l'elemosina ad uno solo. E dopo ne incontro 5, 6, 7, 8, 9, dipende dai giri che faccio, e dico: ho già dato, quindi sto tranquillo con la coscienza, se ne riparla il lunedì della settimana successiva. Per chi ha un'attività commerciale e sta dietro il bancone, di prima mattina gli inizia la processione. È diventata una cosina pesante, perché io che apro la mattina alle 6, 6 e mezzo, comincia una processione fino alla sera alle 8, che è diventata una cosa insopportabile. C'è solo da pensare che, siccome questa Europa fra 30-40 anni sarà finita, non esisterà più perché è vecchia, e arriveranno questi miliardi di africani, i miliardi del terzo mondo, e quelli nuovi degli europei saranno costretti ad andare a stare un po' in Africa, e loro godranno del benessere dell'Europa. Sarebbe il caso di distribuire meno denaro e dare un pochino più di cibo da mettere sotto i denti. Io, senti, la mattina passo in rassegna ai bar e ai ristoranti, perché qui sono in mezzo a trattorie e ristoranti, e poi li vedo anche qui davanti, ci sono dei secchi di bidoni dalla spazzatura, dal bar, pieni di paste, di cornetti e di sandwich. Poi parlo col ristorante, dice: Piero, mando via una balla di pane alla settimana, da vergognarsi. Nonostante la crisi, insomma, le cose mi pare proprio che non vadano così male. Nella carne, i piatti dove c'è ancora... pieni di carne, di dolce, dice, io non so, mi vergogno, ecco, buttar via tutta questa grazia di Dio. Bene, si conclude qui il nostro appuntamento, la linea passa a Roberto Francini. Anche per oggi è tutto, grazie della vostra attenzione, grazie delle vostre segnalazioni tramite pagina Facebook oppure tramite semplicemente la mail sportelloreclami@teletruria.it. A domani. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese.
delle mezze verità.